ci alziamo tutti, no? E dici, non so se mi ha detto Ciro o quell'altro ragazzo Giano. Dici, ma hai visto bestemmino in che parte ieri sera? No? Dico, guarda Ciro, io stavo dormendo, non sento un cazzo, va bene, non sento niente. Dice, sì, un tuo paesano, quello grosso, no? Cicciotelo, no? Le ha bestemmiato, si sono offesi tutta la sera, capito? Con i marocchini, quelli nuovi, dici, cazzo, che cazzo devo fare, no? Oh, appena aprono le celle, questo qui, le entrano subito in cella questi ragazzi giovani qua, tipo spedizione punitiva, sbrang, prompt, lo spaccano di botte, lo aprono tutto, va bene? E arriva subito la puntata, in questo caso. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes. E diciamo che fu una scelta poco azzeccata, quel cambio c'era lì. E dovete sapere che io all'epoca stavo in cella con altri rumeni, va bene? Mi ricordo eravamo 5 rumeni in quella cella lì. Un ragazzo arabo, Mohamed, e un ragazzo Arthur, che anche lì era saltato proprio, era proprio saltato il cervello. Quello lì non so che c'entrava in carcere, però era con noi, stava zitto, era sempre quello che stava zitto, non diceva mai nulla, capito? Ti metteva anche un po' di inquietudine alle volte. Sì, eravamo in 7, si giocava a dadi, si giocava a carte, bottiglie di Coca-Cola, tabacco, si perdeva e si vinceva sempre, va bene, tra di noi così. A un certo punto questi ragazzi qui, gli altri rumeni che stavano con me in cella, li ripartiscono in Romania, li mandano in Romania perché loro avevano chiesto di scontare la loro pena in Romania, va bene? E poi dopo 2-3 mesi è arrivata la risposta, no? Guarda, questi ragazzi qui rumeni avevano dei reati molto grossi, a differenza mia, loro tagliavano i bancomat proprio con il flessibile, va bene? Tagliavano i bancomat, si rubavano i soldi, facevano gioielleria, non so, cioè gli toccava tipo minimo 5 anni a testa, quindi loro erano in 3. E allora a un certo punto eravamo in 5 in cella, rimaniamo solo in 2, no? E questo ragazzo qui napoletano, Ciro, mi ricordo, è molto alto. Beh, anche loro avevano, anche Ciro con suo fratello aveva una storia brutta alle spalle, va bene, con non lo so, droga, genitori, era di Napoli lui, non so se era cercava, mi sa che c'era solo il padre, una roba così. E Ciro e con questo ragazzo georgiano qua, no? Questo che era magrissimo, tutti e due magri, va bene, mi dice Ciro, questo ragazzo Giano, vuoi venire in cella con noi Pietro, almeno ci si allena insieme, perché io, come vi ho spiegato, facevo 1000 flessioni al giorno, ero sempre a fare sport, a mangiare, capito? A un certo punto ho anche smesso di fumare, a un certo punto in carcere, poi quella è una storia per un'altra volta, ve la racconterò un'altra volta questa cosa qui. E faccio questo cambio cella poco ispirato, no? Poco ispirato. Vedo un giorno dopo 3 o 4, 5 giorni che ci si allenava là in cella, no? Che stavo con Ciro, avevo cambiato cella, quindi stavo con Ciro, questo ragazzo qui georgiano, eravamo in 3 in cella, no? E vedo arrivato questo ragazzo qui somalo e mi ricordo che lo stavano ricattando in qualche modo, non lo so, lo stavano terrorizzando, lo stavano manipolando, facevano delle brutte cose, no? Questo ragazzo qui somalo non era né marocchino né tunisino, nulla, quindi non è che poteva tirare dalla sua parte, diciamo, i marocchini, datemi una mano, questi che mi stanno mangiando. Capito? Fra il georgiano e Ciro lo stavano mangiando vivo, gli avevano prestato, mi sa, un dentifricio e uno spazzolino, e ora in cambio gli stavano chiedendo indietro caffè e sigarette, capito? Quindi la cosa stava degenerando. Questo qui non c'era una lira perché non lavorava, non lo veniva nessuno a cercare, va bene. Dico, guarda Ciro, non è una bella cosa quello che fate te, questo ragazzo qui, non mi ricordo come si chiama, georgiano. Dice, Pietro, ti fate i cazzi tu e questi sono gli affari nostri. Dice, vabbè, io sto zitto, però insomma, non mi sembra un comportamento, diciamo, adeguato alla situazione. Poi lascio correre, tanto questo ragazzo, insomma, non era mio figlio, non era mio parente, niente, va bene. E passano un paio di giorni, no? E in sezione portano altri ragazzi marocchini a questo punto qui. Diciamo che la sezione era così, erano 20% marocchini, va bene, 20% marocchini, 25% italiani, il resto rumeni e albanesi, va bene, era un po' così. Se non mi ricordo male io, più o meno il percentuale erano quelli. Comunque, di marocchini c'è... c'erano il giusto numero, ecco. Però i marocchini che erano con noi in sezione, tutti marocchini tranquilli,
che avevano i soldi, lavoravano, cioè avevano, qualcuno c'aveva anche la famiglia che lo cercava, capito? Quindi non erano proprio. Questi qui invece nuovi erano ragazzi giovani che li avevano portati da non so dove, da qualche carcere a giro per l'Italia, spacciavano, vabbè, non erano cercati. Ed erano, sapete, quando sei giovane, sei un po' aggressivo, non permetti a nessuno, non ti salta appena qualcuno qualcosa, sai come in carcere, ti devi subito far valere, se no ti mettono i piedi in testa, una roba quell'altra. Allora, per qual era il discorso? I nostri vecchi marocchini, quando si mettevano a pregare, lo facevano con calma, piano, vabbè, una roba così, senza dare fastidio agli altri, anche se facevano Ramadan e si mettevano a cucinare all'una o alle due di notte, cioè lo facevano con il massimo rispetto verso gli altri, va bene? Senza dare fastidio, senza qua, senza là. Ecco. Questi ragazzi qui nuovi che sono arrivati, tutto il contrario, volevano proprio far sentire magari anche dagli altri marocchini, mi viene in mente a questo punto qua, che loro erano bravi ragazzi, che studiavano il Corano, che ballavano, che pregavano, capito? Si mettevano il tappeto. Però lo facevano alle 5 del mattino, alle 3 del mattino si mettevano Allahu Akbar, capito? Queste robe qua, brutta storia, brutta storia. E uno dei ragazzi rumeni, ora dovete capire che io sono molto pesante, non li ho mai sentiti, a me non mi infastidivano per niente, va bene, non mi infastidivano. E anche se mi infastidivano, diciamo che avrei lasciato correre giusto per arrivare a fine condanna, per non prendermi altri rapporti, altre cose, non avevo voglia, non ero tipo da fare casino io dentro, va bene. E se solo se mi scattava la mola facevo casino, ma se no così, se vedevo una cosa che non mi stava piacendo, stavo zitto, non è che facevo io, capito, il mago della stazione, non rompevo cazzo a nessuno io. Però sì, ero grosso, ho pensato bene, se, diciamo così, potevo mettere, diciamo, un po' di apprensione con gli altri. Infatti qualche volta l'ho messa, capito, per buttare fuori dalla cella qualche persona che non mi piaceva, qualche volta ho usato anche la forza, però vabbè, questo è un altro discorso. Questi ragazzi qua a me non mi davano fastidio in particolare, non li avevo nemmeno sentiti. Sapevo dagli altri detenuti che pregavano la sera, i primi 3-5 giorni che sono venuti, che facevano un po' di casino e basta, finito là, no? Poi una mattina ci alziamo tutti, no? E dici, non so se mi ha detto Ciro o quell'altro ragazzo Giano, dici, ma hai visto bestemmino che parto ieri sera? No? Dico, guarda Ciro, io stavo dormendo, non sento un cazzo, va bene, non sento niente. Dici, sì, un tuo paesano, quello grosso, no? Cicciotelo, no? Li ha bestemmiato, si sono offesi tutta la sera, capito? Con i marocchini, quelli nuovi, dici, cazzo, che cazzo devo fare, no? Oh, appena aprono le celle, questo qui, le entrano subito in cella questi ragazzi giovani qua, tipo spedizione punitiva, sbrang, prompt, lo spaccano di botte, lo aprono tutto, va bene, e arriva subito la puntata, in questo caso qui ci fa uscire tutti nel corridoio, no, della sezione, così, davanti alle celle, e eravamo tutti messi in fila così, va bene, tipo soldatini, no, e fatta questo ragazzo rumeno qua, l'ha puntato, che era uno con i coglioni grossi come una casa, scusatemi se ve lo dico, era proprio una puntata con i coglioni, io un lavoro così non l'ho mai visto, va bene, e gli dice a questo rumeno qua che l'aveva preso, fra l'altro io con quel rumeno lì c'avevo poco da spartire, perché era un rumeno rozzo, capito, non sapeva parlare, aveva fatto di carcere in Romania, cioè non era uno di quei rumeni là che io ci andavo d'accordo, diciamo così, non era uno dei miei, va bene, io tante volte andavo più d'accordo con gli albanesi che con i rumeni, va bene, perché i rumeni arrivavano dalla Romania, non sapevano bene, avevano dei modi rozzi, va bene, io ero cercato, c'avevo la famiglia fuori, capito? Diciamo che loro non erano, se erano rumeni che avevano fatto tanto carcere in Italia, sapevano come giravano le cose in Italia, sì, ma questo ragazzo rumeno in particolare io non lo cagavo di striscio, non gli parlavo proprio, va bene? Lo salutavo, punto e basta, giusto così, non voleva avere a che farci, ma non perché era cattivo o stronzo, e c'aveva dei modi rozzi che a me non mi piacevano, così, va bene? Aveva 45-50 anni, così, aveva fatto tanto carcere in Romania, quando fai tanto carcere in Romania poi non cambi più, non è che ti puoi cambiare dietro al carcere italiano, ho capito, no, a me non mi piaceva, punto e basta. Ecco, vada questo ragazzo rumeno qua, l'ha puntato, gli dici, guarda, facciamo la finta qua, te ora vai da quello che ti ha picchiato, ti ha ridotto così, e le lo fai anche te davanti a me, va bene, io ci sono rimasto così, con una puntata che dici un affare così, ma non è mai possibile nella vita non lavoro così, capito? Oh, e il rumeno non fa niente, nessuna mossa, nulla di nulla. Va bene, aspettiamo lì 5 minuti e non succede un cazzo, manco cazzo, manco niente. Vabbè, a posto, allora non è successo nulla, va bene, eravamo tutti sollevati, almeno non ci chiudono la sezione, perché quando succedono queste cose qui, ragazzi, dovete sapere che chiudono la sezione, ci tengono 23 ore chiuso in cella, capito, un'ora dare al giorno, non puoi più andare, capito, in sezione da quell'altro, nella cella dell'altro, perché qual è il bello dei carceri italiani, no? Che ti lasciano aperta la sezione, che puoi andare da quello a fare il caffè, con quello giochi a dadi, giochi a scopa, giochi a 3-7, cazzo il mazzo, va bene?
e ti passa il tempo molto velocemente, a differenza dei carceri nord europei che sei da solo, vabbè, non ti fanno, capito, ti chiudono proprio il blindato dentro. In Italia, capito, se non fai casino in sezione, capito, se in sezione non si ruba, non si cosa, non succedono lisse, è sempre aperta la sezione e puoi fare il cazzo che ti pare e ti passano le giornate, che è una meraviglia, va bene. A meno che non sei, diciamo così, in regime di isolamento, va bene, che magari ti chiudono e non puoi, cioè ti chiudono proprio il blindato perché sei in isolamento, perché hai fatto una brutta cosa, capito, magari, che so io, hai fatto a picchiare un'infermiera, tutte cose, per così dire, no? Se non sei in isolamento, cioè si passa bene il tempo in carcere, va bene, mangiare non fa tanto schifo come in altri posti, nei carceri italiani, anzi vi dirò di più, a Massa, cioè, si è mangiato benissimo, ragazzi. Io a Massa penso che ho mangiato la pasta più buona della mia vita, Ho fatto il bis, non c'era più, capito, quindi, oltre questo. Quindi, diciamo così, si passava veloce il tempo. E fatta questo, ragazzi, qui non succede un cazzo, ragazzi. Questo qui non gli fa niente, schifo. Io era di sabato, io dovevo fare il colloquio con mia madre, perché io, quando facevo il colloquio, e la maggior parte dei carcerati, quando andavamo a fare il colloquio, eravamo tutti agghindati, col cioccolatino, si prendeva il Kinder Bueno, si portava là, una bottiglia di succo, va bene. Mi ricordo che mia moglie era incinta all'epoca, va bene, quando c'è questa cosa qui, era incinta, c'era il pancione, no? Vabbè, veniva mia madre al colloquio e vado per fare la doccia, perché ovviamente non è che vado così a fare il colloquio. A parte che la doccia la facevo quasi tutti i giorni perché facevo sport, va bene, e solo magari la domenica, ma quando mai, che si faceva tutti i giorni, anche tre volte, cioè questo qui era un passatempo, di fare la doccia in carcere era proprio un passatempo preferito, tra delle cazzate, era difficile, magari da autunno d'inverno non la facevo così spesso la doccia, però d'estate c'è proprio... Vabbè, si faceva pure il passatempo, no? Ma magari quando finivo di lavorare, ragazzi, anche qui apro 10.000 parentesi per arrivare a questa cosa qui, ragazzi. Quando finivo di lavorare, ragazzi, stavo dalle 7 di sera fino alle 9, capito? Stavo a fare la doccia, capito? Quindi, oh, insomma, vado a fare la doccia. Ho visto che il casino era finito, non si picchia più nessuno, no? E niente, capito? Vado a fare la doccia, mi lavo la testolina per bene, no? I coglioni, tutto quanto, con le mutande addosso, perché dovete sapere che in carcere la doccia si fa con le mutande addosso, capito? Non è che siamo a calcetto e facciamo come ci pare a noi, no, ragazzi? Con le mutande addosso, va bene? E a questo punto qua sento casino in sezione. Guarda, è successo. Me lo immaginavo già che è partito la rissa, no? Perché me lo dice Ciro, Pietro, te vai a fare la doccia ora, ma qui c'è del casino. Te poi non ci sei e la gente poi ti parla male. Sei il più grosso di tutti, capito? Poi dicono che sei fifone. Guarda, no, vai a fare la doccia perché fra mezz'ora, Dio maiale, c'ho colloquio con mia madre, Dio cane, permetti che vai a fare la doccia. Poi se succede, succede. Oh, ragazzi, quando è successo il casino, sono andato partito così col shampoo in testa, bagnato, tutto quanto, dalle docce, sparato così, va bene? Verso lì dove ci stava la puntata, va bene, a fine sezione, perché dovete capire che le docce erano in fondo alla sezione, va bene? E loro si picchiavano davanti alla sezione, proprio nella parte interiore dove stava la puntata. Io stavo proprio in cima, magari a 30-35 metri, va bene, con le docce. Oh, li vedo che si picchiano rumeni, albanesi, marocchini, va bene? Parto anche io spedito così. E quando arrivo lì dalle parti della puntata, va bene, c'era un'inferriata di ferro, va bene, che divideva la sezione dalla parte della puntata, che era tipo un ottagono così, e loro si picchiavano là in mezzo. E io che arrivavo da questo corridoio qui della sezione, e c'era questa inferriata qui, sto per andare lì a picchiarmi con loro, perché non sapevo neanche chi prende, perché cioè io sono partito solo per fare botti, non sapevo chi doveva fare botti, va bene. Poi magari, va bene, lo riconoscevo lì per lì, intanto sono partito per farmi vedere, per capito se c'era qualcosa, ero anch'io là, capito, se c'era Ciro, c'erano ragazzi che conoscevo, intanto andavo a capire quello che è successo. Oh, sparto così, a un certo punto mi prende un marocchino, amico mio, che Hamza, va bene, che faceva lo spesino lì dentro, era tanto tempo che faceva lo spesino, era 3-4 mesi, cioè era una persona potente lì dentro, che fa lo spesino, ragazzi, ve lo assicuro, avete tanta potenza fra le mani, quando siete in carcere e voi fate il lavoro dello spesino, è quello più importante di tutto lo spesino. Oltre che fa il cuoco, che fa quello che fa la manutenzione, l'idraulico, il barbiere, cioè, lo spesino è più importante di tutti, ragazzi, va bene. Quindi, arriviamo qui, oh, questo spesino qui, Hamza, era penso alto 2,10 m, 2,15 m, avrà avuto 130 kg, 190 kg, mi prende così di peso come a rugby, non mi carica così. Pietro, te lo sai che loro sono i miei paesani, no? E io e te ci conosciamo da tanto tempo che sei qua in carcere, te c'è famiglia, c'è qua. Vedi, non mi intrometto neanche io in questa cosa qui, non ti devi intromettere neanche te, no? Ora, quando mi prende così di peso, no? Che mi carica così per aria, no? E io per lui ero una farfalla, anche se avevo 85 kg, 90 kg, per lui ero una farfalla, vabbè. E si chiude l'inferriata, dietro di lui si chiude l'inferriata e eravamo divisi, io e lui, non si poteva più entrare lì nell'ottagono dove si picchiavano i marocchini con i rumeni, no? Non si poteva più entrare.
guardo così, dici, hai ragione, cazzo. Se non intervieni neanche te, non vengo neanche io. Che almeno siamo pari, uno a uno. Almeno che devo dire, ho provato qua e là, no? Oh, vado, ritorno verso le docce. Quel ragazzo somalo che lo stavano trattando male, Ciro e il Giorgiano, che ti esce fuori da dietro un blindato, dietro una porta blindata, no? Io camminavo, cioè avevo la schiuma addosso, cioè avevo le mutande, chi, no? Poi esce fuori con una bombola così di gas, non so se era la caffettiera o una bombola di gas, no? Coperto con un calzino, qui in faccia, una volta così mi apre la faccia, e così, bah! Sangue da tutte le parti. Non capivo che cazzo era successo, no? Che cazzo è successo, purtroppo? Bah! Un'altra dietro la testa, qui la nuca, svenuto per terra, svenuto. Non ho capito niente, arrivati dopo 5 minuti, due appuntati, mi hanno preso di peso, mi hanno buttato in una cera, mi hanno chiuso lì da... Mi rincoglionisco, che cazzo è successo, tiro fuori così l'occhio così da, che in questa cella qui mi hanno buttato, no? Guardo così, vedo sangue per terra, il mio sangue, mi guardo allo specchio, pieno di sangue, porca puttana, non è possibile, chi mi ha tirato? Mi guardo così, incazzato, tiro un pugno alla parete, capito? Poc, mi spacco anche metà tarso qua, mi spacco tutta la mano, anche lì, mano spappolata. E poi ho capito chi era, ragazzi, era quel ragazzo bastardo, che poi non era neanche marocchino né tunisino, capito? Lui non era niente, capito? Però si è voluto vendicare di me per non so quale ragione, capito? Perché lui era arabo e mi ha visto che stavo in cella con Ciro e con quell'altro Giorgiano che lo stavano trattando malissimo, e questo è il mio momento, capito? Voleva fare un gesto nostro per farsi dei dagli altri, una roba così, che cazzo vi devo dire? Oh, mi ha tirato? Oh, niente, ragazzi, mi ha tirato, mi ha aperto tutto, mi ha aperto. Sono venuti dopo, mi hanno messo anche sui giornali, ragazzi, vi giuro, e questa cosa qui è uscita anche sul giornale a Luca. Mi portano all'ospedale, mi ricuciscono tutto, mi ingessano la mano, arrivo, mi riportano indietro verso mezzogiorno, così intanto loro gli avevano detto a mia madre che era successo la risa, che mi hanno portato in ospedale, no? Mia madre che aspettava lì al colloquio, immaginate la pressione, no? Però sapete, era una testa di cazzo, ero duro anch'io, era difficile, capito, che mi mandavano giù. E sono arrivato lì, Dio santo, da mia madre, ero tutto blu, ragazzi, tutto blu. Mia madre è cominciata a piangere, sapete come sono le mamme. Ma che vuoi fare? Dovevo farlo, mamma, è così, a volte le prendi, a volte le dai. Questa volta qui sembra che le ho prese, che cazzo ti devo dire, capito? L'ho buttato lì sullo scherzo, no? Poi mi sono ripreso. E dopo le settimane che dopo verranno, interrogatori con la comandante, no? Ora, a me mi girava il cazzo, perché se me le dai uno contro uno, se io e te siamo da soli, ci dobbiamo picchiare e me le tiri, a me mi sta bene se le prendo, sto zitto e non dico nulla, ma se mi dai così, da come i bastardi, come le volpi, mi arrivi da dietro, mi salti dentro da un bildato, capito? E mi tiri così a sorpresa, mi girava, cioè a me mi girava il cazzo, ragazzi, mi girava il cazzo, no? Insomma, mi diceva Ciro, che lui era napoletano, cioè questa cosa così di stare sempre zitto, sempre zitto, sempre zitto. Sì, ho capito, Ciro di un maiale, che devo stare zitto, porco di Dio. Ma lui lì manca poco, mi trava fuori un occhio, budello di Gesù, non gli ho fatto niente, non c'entrava un cazzo, Dio budello, un cazzo è sta storia qua, a me mi rodeva, capito? Io stavo a litigare con Ciro e con quell'altro, perché per colpa sua me l'hanno data a me, capito? E poi oltretutto voleva pure che stessi zitto, capito? Insomma, mi convoca la comandante, no? Perché intanto ci avevano cambiato le celle, le sezioni a tutti quanti, no? Non è che quando c'è quella cosa lì, tutti cambio cella, cambio sezione, cambio... Non c'era più nessuno, niente con niente, va bene, ognuno... E poi tutto carcere chiuso, per colpa nostra tutto carcere chiuso, capito? Un'altra volta, 45 giorni, 60 giorni, tutto carcere chiuso per colpa nostra, quindi si poteva uscire solo all'ora d'aria, va bene? Se volevi andare nella cella di un altro, non potevi più andare nella cella di un altro, dovevi stare in autocella, chiuso, capito, come i cani proprio, ecco fatto, come 41 bis. Vabbè così. Poi mi convoca la comandante, no? Perché quando succedono queste cose qui, ragazzi, cioè devono partire le denunce, partono le denunce quando succedono queste cose qui, capito che partono le denunce. Pietro, chi ha fatto? Che hai fatto, Pietro, che io sia scolato? No, sai, io sono innocente, facciamo un po' di regia, come faccio sempre, la regia, l'attore, no? Dico alla comandante, no signora, guarda bastardo, quello sono male. Loro sapevano già chi mi aveva tirato, però per conferma mi avevano chiamato, no? Non ho fatto niente, io sono un poverino qua e là, e fa la vittima, io non per buttarlo un culo a questo malogano. Alla fine poi non ho fatto la denuncia, non ho firmato un cazzo, però per dire, no. Mi diceva a cazzo, poi ho parlato con la comandante, no? Dice, sì Pietro, ma te non è che proprio stavi lì a fare bravo ragazzo e l'hai presa all'improvviso. Ti abbiamo visto dalle telecamere come sei uscito come Spartacus dalle docce, che sei andato là, poi ti ha preso quell'altro ragazzo di peso, come cazzo? E allora lì sono stato zitto, non ho detto più nulla, ragazzi, Non ho detto più niente, ragazzi, lì sono stato zitto, niente. Ma al giorno d'oggi mi sono giurato che se lo vedo lui lì a Viareggio, quello lì è uno spacciatore di merda a Viareggio, ragazzi, vi giuro, lo metto sotto con la macchina. Se lo vedo per strada, io lo metto sotto con la macchina. Perché è lui che mi ha aperto qui, ragazzi, è lui che mi ha fatto questo trincio qua, capito? È lui, non so se si vede, poi ve lo farò vedere, capito? C'è un trincio di qua, capito? Proprio sullo zigomo,
Poi nella mia vita, ragazzi, ne ho presi tanti, capito? Però questa volta qui mi girai i coglioni, perché lui non c'entrava niente, non era né marocchino, né albanese, né rumeno, né nulla, e si è intromesso in una cosa che non era sua, capito? Tra l'altro non era neanche lì in mezzo a picchiarsi con gli altri, capito? Lui stava e aspettava lì, nascosto, il momento giusto per tirare qualcuno a un occidentale, capito? E questo è, ragazzi, così è andata questa cosa qui. È una brutta cosa quando le prendi così malamente, perché io poi sono uscito, perché anche gli altri poi sono picchiati, anche i marocchini li hanno presi, capito? Non è che, capito, li hanno tirati, che eravamo rumeni albanesi contro marocchini, va bene, rumeni albanesi contro marocchini, dovete sapere che i rumeni albanesi fanno sempre alleanze in carcere, va bene, c'è sempre questo feeling qua, perché siccome siamo un po' slavi come loro, va bene, non slavi, noi siamo più latini che slavi, però abbiamo quella cosa lì che siamo dell'est Europa, capito, che tante usanze sono uguali alle loro, capito, quindi ci troviamo bene in carcere, rumeni albanesi, però è difficile, capito. Poi nelle carceri grosse, io ora vi parlo delle carceri piccole, ragazzi, nelle carceri grossi ognuno sta per cazzi loro, va bene, i rumeni stanno con i rumeni, albanesi con albanesi, marocchini con marocchini, ognuno sta per cazzi suoi, non ce ne ha alleanze di dentro. Però diciamo così, nelle carceri piccoli, da 200 persone, da 350 massimo persone, così 500 persone, rumeni e albanesi fanno spesso e volentieri alleanze, no? Alleanze per il cibo, per le sigarette, per il caffè, poi vi spiegherò in futuro anche l'importanza del caffè, del tabacco, delle sigarette, di chi lavora in cucina, ci sono tante cose da parlare, ragazzi. Questo è stato il racconto di oggi, come le ho prese, capito, e come mi hanno ridotto male, è così, ragazzi, vedete, una cosa tira l'altra, un cambio cela, diciamo così, poco ispirato questa cosa per me, ragazzi. Dai, buona strada e buon autunno a tutti, ragazzi, però dai, metti segui e non fare il cornuto e iscriviti al mio canale. Ciao a tutti, però, ragazzi.